bentornati sul mio canale, io sono Ember the Gamer e questo è un nuovo episodio su Crystal Isles in compagnia del nostro Ginetto. E come potete vedere siamo andati un pochino avanti con i lavori della casa, che sta diventando incredibilmente grande senza un reale motivo, semplicemente perché Ginetto ha manie di grandezza e quindi voleva la casa super mega gigantesca. E chi sono io per dire di no a Ginetto? Chi sono io? Allora, la casetta è stata così composta. Allora, a parte che dobbiamo ovviamente finirla, mancano le ringhiere, mancano tante scale. Al momento qua c'è questa scalinata orrenda che non vedo l'ora di togliere. Dobbiamo tappare tutta questa zona perché è bruttissima da vedere. Però intanto inizia ad avere una forma decente, cioè sicuramente decisamente meglio di quello sgorbio che ci siamo fatti laggiù. C'è sto bronto che mi ha scassato, mi ha strafracassato l'anima da quando abbiamo finito l'ultimo episodio. E mi caghi pure davanti. Cioè sei un essere orrendo. Mamma mia, non so, è che è livello 116. Non so se ucciderlo o prenderlo. Però è una femmina, noi la femmina ce l'abbiamo già. Vabbè, per ora lasciamolo lì che non ne voglia. Intanto vi faccio fare un piccolo home tour. Allora, qua c'è l'ingresso che è qua, appunto, trasformeremo il tutto in un salotto. Per il momento qua sotto ho messo un tavolo della Osocraft per il semplice motivo che mi sono resa conto che poteva essere più semplice costruire la roba qui invece di dover andare ogni volta fin laggiù, fabbricare, tornare, eccetera, eccetera. E vi dirò, mi sa che lo lascio anche lì, lo sai? Cioè, non mi dispiace. È carino, volevo farci tipo studiolo. Ci mettiamo magari tipo una lucina qui, appena riesco a prendere altro metallo e via. Allora, questo invece è il cucinino. Abbiamo fatto un ingresso sul retro o un'uscita sul retro, dipende dai punti di vista. Perché da questa parte vorrei poi fare la serra e il dodaio. Così sono subito vicini alla cucina e possiamo appunto raccogliere i frutti del nostro orto, ammazzare i dodo che dobbiamo mangiarci e poi cucinarli direttamente qui. Per il cucinino ho fatto un ingresso anche da sto lato perché mi piaceva l'idea di avere un ingresso separato per il cucinino. Cioè sembra una struttura a parte e volevo mantenere l'idea, ecco. Al secondo piano invece c'è la camera da letto che, se ricordate, avevo detto ma è troppo grande, non ci serve così grande. E infatti abbiamo ridotto un pochino gli spazi. Ah, c'è un buco. Questo non era previsto, non me lo ricordavo. Vabbè, tanto qua noi ci metteremo appena possibile una vetrata. E anche sta porticina appena possibile la cambio. Ci metto la porta, quella scorrevole in vetro, che è molto più carina. Però guardate che bello. Cioè guardate che vista. Cioè dai, non è una figata questo terrazzo? Ci ho fatto anche il portico, guarda. Guarda se non è bellissimo. Sì, ripeto, è una groviera, è pieno di buchi, di finestre. Mamma, dobbiamo finire. Questa è solo l'idea della casa. E qua ho messo una panchina perché mi piaceva l'idea che ci fosse una panchina. Ma Ginetto, ti puoi sedere? Oh, Ginetto, ti puoi sedere? Guarda Ginetto come sembra un vecchio anziano che si sta godendo il tepore mattutino. Sì, telecamera, se non mi scleri così, però grazie. E poi qui ovviamente ci metteremo magari un tavolino, non lo so, decoreremo un pochino l'aria. Qualche piantina sicuramente non mi dispiacerebbe. E mi piace veramente tanto la Osocraft. Cioè mi piace il risultato di casa che viene con l'Osocraft, considerato che non è ancora finita la casa, cioè appunto è solo uno scheletro praticamente. Allora, noi un po' di cosine siamo riusciti a fabbricarcele, però tipo il letto, le cose che vanno qua sopra, mi sa che per ora ancora non le piazziamo. Perché devo decidere dove mettere le pareti in vetro. E quindi per ora qua non faccio niente. La cucina invece, visto che resterà così, non ho intenzione di mettere roba in vetro qua, ma solo in soggiorno, direi che la cucinino possiamo iniziare a organizzarcelo. Tipo, allora mettiamo i conservatori. Io le metterei tipo qui. E così, così, ok. Perfetto, sono giganteschi. Mamma mia, e poi sono bruttissimi in questa casa così carina. Quanto prima mi devo fare quelli in metallo, cioè proprio i... Questi sono tipo i conservatori, vorrei fare proprio un frigorifero, però vabbè, sarà più avanti. Ah, il tavolo da lavoro, il tavolo non lo faccio, cioè il tavolo da lavoro sì, il bancone da lavoro. Volevo fare un tavolo dove mettere questi. Ah, aspetta, ma ce l'ho... Mi sembra di averlo fatto, l'ho fatto? No, non l'ho fatto, però posso farlo, no? Mi sa che abbiamo poca legna. Ah, ma mi serve anche il metallo. Ma io mi ricordavo di averlo fatto il tavolo. Aspetta, fammi andare a vedere nell'altra postazione della Osocraft. Mamma mia, tutto sta avanti e indietro. Non vedo l'ora di aver trasferito tutto nella casa nuova, così almeno qua distruggiamo tutto. Che sto schifo qua proprio non si può vedere. Che tristezza incredibile.
Dicevamo, allora, sì, ora ti faccio mangiare, tizio. Ah, no, non l'ho fatto. Però metallo ne abbiamo un pochino. Aspetta, aspetta, aspetta. Cosa vuoi? Legna, quanti ne mancano? 8, ce l'ha il castoro. Il castoro ha ancora legna. Sono convinta che il castoro abbia ancora legna, ti prego. Sì, sì, ne hai ancora tanta, Lillo. Ok, allora direi tipo il tavolo lo mettiamo qua tra queste due lucine. Riesco a farlo centrato? No, non proprio, però non importa. Perfettissimo. E questi ce li mettiamo subito a sapra, che mi sembra una cosa molto carina da fare. Allora, per ora ne metto due, poi valuteremo se metterne un terzo. Quindi mi sa che gli lascerò lo spazio. Ok, di qua ci mettiamo il cooking pot, anche se non sono molto convinta di volerlo fare qua. Cioè, stavo quasi pensando tipo di farlo qua fuori. Non lo so, mi sembra più carino, magari gli faccio una tettoia. Ascolta, io per ora ne piazzo... Ah, ma ne ho fatti due? Ah, ma io non mi ricordavo di averne fatti due, pensavo di averne fatto uno. Vabbè, non importa, meglio, meglio, così poi ci decideremo. Tipo, mi sa che il cooking pot lo mettiamo di qua, così... Puoi piazzarmelo senza troppi problemi, grazie. Ah, non ti arrabbiare, Ginetto. A me non dispiace messo qua fuori, sinceramente. E contro ogni logica e regola sulla sicurezza accenderemo invece due fuochi in casa. Proprio sotto la finestra, anche se così la finestra la riesco a aprire. No, mi brucio sicuro. Vedrai che mi brucio sicuro, aspetta che li ripiazziamo. Tipo uno a chi? E questo qua, perfetto, così riusciamo anche ad aprire la finestra. Oh, che bello. Abbiamo altre cose da piazzare, allora. La fornace io la metterei tipo, manca la ringhierina, è vero, però la vorrei far stare qua nell'angolino. Ci starà qua nell'angolo, cioè nel senso ci sta bene? Ascolta, facciamo una cosa, tolgo un paio di queste e le metto là perché adesso non ho voglia di farle. Poi finiremo, pian piano finiremo di fare tutto in questa casetta. Sarà una cosa lunga eterna, ma non importa. Lo faremo con gioia perché io questa casa la voglio fare veramente bene. Perché mi sto divertendo molto a costruire con la Osocraft, dico la verità. Su Aberration non avevamo fatto una casa che fosse... ma anche perché su Aberration ho avuto molte più difficoltà a catturare bestie, a raccogliere materiali. Su Crystal devo dire che sinceramente mi sembra un pochino più easy la faccenda. Cioè non so se hanno reso il gioco più semplice. Io ho alzato anche il livello di difficoltà al massimo. Infatti ci spawnano comunque bestie di tutto rispetto, cioè di livelli alti quantomeno. Però appunto su Aberration la povera Ginetta ha qualche difficoltà in più. Ma abbiamo dei bei progettini anche per lei. Allora vediamo un pochino, tipo così, ok. E il tavolo da lavoro ovviamente ce lo zaccherei a fianco, tipo qua per così. No? Ok, dai, non mi dispiace, è carina. Molto staccata da qua, no, aspetta. Mi devo ricordare di cambiare l'impostazione che permette o no di appunto far compenetrare le cose. Perché qua non sta compenetrando, però il tizio non vuole che io ci piazzi niente. Allora, io faccio così. Guarda. Guarda come ti frego bene. Guarda come ti frego bene, maledetto. No, aspetta, aspetta, aspetta. Fammelo raccogliere. Tipo così. Molto in qua, no? Troppo vicino. Ok. Speriamo che poi mi faccia piazzare davvero anche le ringhierine. Mi sembra carino. Vediamo se ora mi fa ripiazzare le ringhierine o se mi dice no, non puoi perché c'è roba in mezzo. Arche la sua simpatia. No, invece la Osocraft, vedi, gliene frega una cippa e mi fa piazzare tutto. Guarda com'è a filo, guarda com'è bene a filo. Un po' storto, ma dettagli. Ok, dai, quello che dovevamo piazzare l'abbiamo piazzato. Mi sembra che la fornace e il tavolo da lavoro in questa zona siano anche molto pratici. Perché in teoria io da qua posso arrivare con le bestie, magari tipo una viverna o una bella bestia volante che mi possa trasportare tanto materiale. E da qui la faccio atterrare qua e carico direttamente la roba. Cioè prendo dalla bestia, metto qua dentro e via, è più facile la faccenda. Quindi io per ora mi fermo qui con la casa. Poi ripeto, piano piano andremo avanti, la faremo sempre più bellina. Voglio metterci tappeti, voglio metterci un po' di decorazioni, voglio fare un po' di cose carine. E finalmente andiamo ad attuare il piano tanto atteso, ovvero quello di riuscire a prendere la viverna di cristallo. Io non vedo l'ora. Allora, per prenderci la viverna di cristallo ci servono o i cristalli normali oppure i Prime Crystal. Dovrebbe essere tipo l'equivalente della Primate, immagino. Che ci dovrebbe aiutare a velocizzare l'addomesticamento.
Il problema è che si prendono dalle viverne di cristallo stesse, quindi devo tipo addormentarne una. Cioè, io non ne ho tanta voglia, io in realtà vorrei tipo provare coi cristalli normali. Quindi dico la verità, sono un po' combattuta, anche perché non siamo per niente attrezzati, sinceramente, in questo momento per riuscire a buttare giù una viverna, penso. Cioè, non so se riesco con la balestra a buttarla giù. Magari posso provare con quella di livello più basso. Ad ogni modo, non importa, voglio comunque prendere la viverna di cristallo. Non importa quanto ci vorrà, non importa se sarà complicato, difficile, se sarà lungo, non importa, io la voglio. E comunque stiamo partendo senza cristalli, vorrei far notare, così. Magari qualcuno lo prendo, che dite? Che dite? Il problema è che il cristallo cacchiarola è incredibilmente pesante. Ce la farà il nostro ptero? Aspetta che... Ascolta, tutte ste frecce non mi servono. Vediamo di alleggerire il carico ove possibile. Non penso mi servano tutte ste frecce, no? Facciamo una prova, facciamo una prova. Non abbiamo mai presa una viverna di cristallo. Voglio dire, più che provare, non è che possiamo fare. Tizio, stamina. Stamina come se non ci fosse un domani. Ok, allora, vediamo di andare a trovare quelle viverne meravigliose che ci giravano intorno negli scorsi episodi. Ora, vedrai che... Ovvio, oggi non ne spunterà manco mezza, vedrai, perché ho detto viverna di cristallo, ho detto che voglio catturare la viverna di cristallo, quindi c'è stato il fuggi-fuggi delle viverne di cristallo, probabilmente. Dai, l'optero così è un po' lentino, però quantomeno ce la fa. Il problema è che la viverna è molto più veloce, quindi sarà comunque un po' un problema. No, dai, viverne, non mi fate il giochetto dello spino che vi devo cercare per tre quarti d'ora, per cortesia. Vediamo se qua ci dà roba interessante. Aspetta. Cosa ci dai? Progetto ingresso dinosauri in terracotta? No, sono tutti progetti. E vabbè, Tim, non mi serve. Oddio, razzo missile. Questo lo voglio. Razzo missile teleguidato. Ok. Ok, no, lo useremo. Eh no. Adesso lo voglio usare, ma che scherzo. Ma aspetta, fammi vedere. Proiettile avanzato con correzione automatica della traiettoria. Ma lo posso usare tipo sulla nuova creatura che c'è su Crystal? Non mi ricordo, Trompognatus, non mi ricordo il nome, che cosa brutta. Però lo devo usare con quello. Vabbè, lo capiremo strada facendo. Allora, stanno già comparendo le lucine e noi viverne non ne abbiamo trovato. Cioè le lucine che annunciano la sera. Quindi si sta facendo buio. Noi viverne, incredibilmente, non ne abbiamo ancora visto. Ma confido nel fatto che col favore delle tenebre, quindi con appunto il buio e l'oscurità, le viverne magari saranno più visibili. Non lo so. È un'ipotesi. In teoria di notte sono tutte sbrilluccicose, fosforescenti, quindi dovrei notarle un pochino di più anche in mezzo alla vegetazione. Non che siano così discrete come creature, cioè nel senso non è che te ne passa una a fianco e non te ne accorgi. No, di qua mi sa che stiamo andando un po' fuori dalla zona. Cerchiamo di restare nella zona dei cristalli azzurri per di qua. Oh, Diplodoco, ci sei anche tu. Ma è il primo che vedo. Non ne avevo ancora visti qua. Quello cos'è? Raptor? Metallo? Ma soprattutto Raptor? No, scusa, ma da quando ci sono i Raptor? Io ho poca stamina. Ok, è un problema, aspetta. Vediamo di metterci qua, di non farci smangiucchiare dai Raptor. Ma non avevo ancora visto Raptor in sta zona. Non credevo che ci fossero. Scusa Lily, fate la cortesia di farmi vedere il livello. No, fuggi generale, ok. 71 maschio. E l'altro? 41 maschio. Siete solo due? Mi sa di sì. Buono a sapersi che ci sono, così veniamo a catturarci pure loro prima o poi. Oh, Iguanoconte, ci sei anche tu. Ma cosa? Che ha fatto? Perché? Vabbè, non importa. Ma dai! No, Raptor Tech! Raptor Tech, aspetta! Che figata, guarda che bello che è! No, non scappare! Fatti inquadrare! Livello 99! No, vabbè, ma è bellissimo! Oh, lo voglio! Però non oggi! No, dai, oggi voglio la viverna! Però sì, no, quel piano di cui ho parlato nell'ultimo episodio di farci tutta una base con bestie tech, assolutamente la voglio. La voglio e probabilmente ce la faremo qua su Crystal, penso. Perché mi piace molto l'idea di fare una zona tech in mezzo a tutti questi cristalli, cioè mi sembra adatta come cosa. Scusa, per curiosità, ma questo... Sì, è metallo? No, guarda, non lo piccono nemmeno. È metallo!
Ma com'è che adesso sta spuntando fuori tutto sto metallo? Io l'ho cercato per millenni e non lo trovavo. Boh, vabbè. Ma guarda che bellina questa zona! Di notte mi piace sempre tantissimo. Io voglio costruire... No, cosa? Ho sentito... Ah, mi stava attaccando una bestia. Cos'è? Un caprosucus, mi sa. Guarda che bellina questa zona. Vabbè, basta, la smetto di osservare il panorama. Io vorrei vedere una viverna. Perché non ci sono viverne? Viverna! Viverna finalmente! Guarda come spicca il colore, intanto. Cioè, guarda com'è visibile, guarda com'è ben visibile. Che bella che sei, che bella, amore. Aspetta, aspetta, fammi vedere che livello sei tu. Allora, è un maschio livello 108. Bellissimo! Bellissimo! Il problema, appunto, adesso come lo addomestico? Cioè, gli salgo... Tipo, ora è fermo. Se io scendo dall'optero, tu resti più o meno fermo. Eia, guardaci. Allora, tipo, Ptero, tu seguimi. Ok. Ci mettiamo i cristalli a chi? No, 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 non volare via. Aspetta, aspetta. Dove sei? Ah, ok, sei qua. Aspetta, 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 aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, ti voglio dare papà. Aspetta, aspetta. No, 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 no. Non sono riuscita. Aspetta, eccolo. È di nuovo atterrata. Vorrei riuscire a salirgli in groppa. Ho visto alcuni tutorial che spiegavano di salirgli. Ma porca miseria, non ci vedo una mazza. Ptero, anche tu non rompere però. Allora, vai. No, perché non riesco a salirci? Ma dai, ho visto un sacco di gente che ci saliva tranquillamente. Sull'ala, passo dall'ala, passo dall'ala. Vai alla Daenerys, alla Daenerys. Passiamo dall'ala. No, niente, non si può salire sulla viverna. Perché io non riesco a salire sulla viverna? Passiamo dalla coda? Vorrei evitare... Se la smetti di girare però vorrei... Apprezzo il fatto che tu non abbia ancora ripreso il volo. Ecco, appunto. Niente, no, non vuole che io gli salga in groppa. Aspetta, ok, ok, ferma così, ferma così. Ginetto, siamo troppo bassi, lo sai, vero? Ok, qua che è un po' in pendenza, qua che è un po' in pendenza. Ah! Gli ho dato per sbaglio, cioè non per sbaglio, va bene che gliel'abbia dato, però non volevo dargli... No! Tu voli via come ti do la pappa. Dove cacchio è finita? No, viverna, scusami, dove cribbio sei andata? Dai, ok che è veloce, ma non può essersi volatilizzata, eccola là. Mi potrebbe atterrare di nuovo, grazie, perfetto. Guarda, se lei si incastra tra gli alberi un secondo mi fa un favore gigantesco. Piano, 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 detto. Niente, riesco ad andare sotto la viverna ma non sopra la viverna. Speravo fosse una cosa più semplice. No, c'ero quasi, c'ero quasi. No, non andare in acqua. Non andare in acqua. Non andare in acqua. Ah, mi sa che la faccenda sarà più complicata del previsto. Ok, tipo se io da qua mi sgancio dall'ottero, appena si ferma un secondo la creaturina. Ferma. Ci stai ferma mezzo secondo, cribbio. Gli dà fastidio quando ci avviciniamo, sembra di capire. Ci siamo, ci siamo. Siamo sulla viverna. Siamo sulla viverna. Siamo sulla viverna. Ok. Io mi accuccio. Ginetto, fatti vedere. Ok. Siamo sopra la viverna. Siamo sopra la viverna. Io spero che vada tutto bene. Hai fame? No, non ha ancora fame. Ok. Aspettiamo che abbia fame. In teoria adesso, anche se prende il volo, noi possiamo continuare a dargli da mangiare. Sperando che non ci disarcioni. Aspetta, aspetta. No, 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 no. Stai buono, stai buona, stai buona, stai buona. Calma, con calma, tizia, con calma, con calma. Ok, ha fame. Ah, siamo solo al 9%. Oh mio Dio, oh mio Dio. Sta salendo in alto. Sta salendo tanto in alto. Yuhuu, wow, che figata, mi piace moltissimo questa cosa. Sono terrorizzata e affascinata al tempo stesso. No, vabbè. Guarda che figa. Ah, ah, aspetta, aspetta, aspetta. No, 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 no. Non mi buttare giù. Non mi buttare giù. Non mi buttare giù. Ok, ok. Non è proprio la posizione più comoda e tranquilla della terra. Però non importa. Oh, guarda che figata. Ok, di nuovo fame. Ok. Ma dai che forse ce la facciamo così, è lentissima come procedura, però non importa, è anche una figata. Ma guarda che figo! Mi piace tantissimo questa cosa che la possiamo cavalcare senza in realtà cavalcarla per davvero.
Ripeto, è un po' terrorifica come cosa, ma allo stesso tempo è bellissima. Ah, bisogna stare un pochino attenti. Noi in che posizione siamo? È non proprio bellissima. Ok, aspetta, andiamo un po' più indietro che mi sembra ci sia più spazio qua, tipo, ok. Guarda che figata. Dai che ce la facciamo così, 23%, ok, ha anche abbastanza fame in fretta. Quindi dovremmo farcela, più che altro mi basteranno i cristalli, sì. Ne abbiamo 10 nello slot, ma ne ho altri 50, mi sembra, nell'inventario. Senza dover andare sull'optero, se non sbaglio li avevo io. Speriamo, Ginetto ce li hai tu, vero, i cristalli? Sì, ce li hai tu, perfetto. Oh, tizio, se ti riusciamo a prendere, quanto mi piace. Sei tutto verde, sbrilluccicoso, sei bellissimo. Sei bellissimo, ti prego, sii mio, ti prego. Ti prego. Ginetto, tra l'altro, in una posizione incredibilmente scomoda, sopra gli spuntoni della viverna, non penso sia gradevole come cosa. Penso di dover seguire un attimino con la telecamera dove vira lei, tipo se va giù, mirare verso il basso in modo che Ginetto segua i suoi movimenti e non si muova troppo. Perché comunque come lei si muove, Ginetto si sposta. Se invece io forse seguo un pochino i suoi movimenti, riesco ad evitare questa cosa. Riesco ad evitare, siamo al 47%, almeno a 50 ci potevi arrivare però. Ptero, tu mi stai seguendo? Sì, ok, perfetto. Ah, io non ho portato neanche paracaduti. Ci ho pensato adesso, sono una babea, non abbiamo portato paracaduti. No, neanche rampini, niente. Se cadiamo adesso ci moriamo tantissimo. Cioè, guarda come siamo in alto. A meno che non cadiamo in acqua, ma in ogni caso ci mangerebbe qualche bestia. 51%. 51%, dai, 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 dai. Guarda che bello. Lo so, sto continuando a dire wow che bello, wow che meraviglia, oh che sto cosa è stupenda, continuamente, perché è veramente una cosa fighissima. Fighissima, cioè non vedo l'ora di addomesticare la prossima viverna. È l'addomesticamento più divertente della terra. Cioè devi, è come stare sulle montagne russe. Questa scende e sale senza che tu possa controllarla, quindi non sai mai dove andrà, che giro farà, che direzione prenderà. C'è da dire che da quando ci siamo saliti sopra non è più atterrata. Non è più atterrata, chissà perché. Se dipende proprio dal fatto che ci siamo noi sopra, l'optero che la sta seguendo. Non lo so, penso che gli dia fastidio comunque la vicinanza di altre creature. Perché appena ci avvicinavamo comunque tentava di spostarsi, però non attaccava. Il che è molto apprezzabile da una creatura gigantesca come te, che tu non attacchi il povero Cristo che si avvicina solo per ammirarti. E siamo al 75, e siamo al 75, non distraiamoci proprio adesso. Ma guarda che sta andando anche verso casa. No, ho cambiato idea. Ok, niente. Speravo tipo che andasse verso casa. Ti immagino a domesticarla proprio sopra casa. Sarebbe stata una figata incredibile. Ginetto, come stai? Tutto bene per ora? come te la passi lì sopra? Dai, non sei contento? Woohoo! Ce l'abbiamo! Che bello, che bello, che bello! Cavalca, cavalca subito! Sì! Guarda che bello! Io ti adoro! Ti adoro, guarda che bello, guarda che figo Ginetto. Ups, che figo Ginetto seduto. Quanto è fiero. Quanto è fiero. Ginetto, dobbiamo tagliare la barba per renderti più fiero. Ma guarda che figo. No, questa viverna c'ha i colori che io adoro. Tipo un violaceo bluastro e verde, verde acqua. No, vabbè, ti amo, ti amo. Ok, direi che è il caso di iniziare a provarla. Fa lo spruzzo d'acqua. Guarda che bello. Ok, lo dobbiamo testare su qualcuno. Invece faccio così. Ah, da solo il morsichino. Il morsichino, chiamalo morsichino. Aspetta, allora riportiamo un attimo l'optero a casa. Abbi pazienza, che sennò questo ci muore di stenti. No, guarda com'è più veloce. È velocissima. Cioè, non so se è solo la gioia di averla, ma mi sembra incredibilmente veloce. Cioè, guarda l'optero dov'è. Ora, non per dire, a parte l'optero che ci gira intorno, ma quanto è figo avere una viverna sul tetto di casa? Cioè, quanto è figo avere questa viverna nello specifico sopra il tetto di casa? Sì, no, Ptero, stai un po' rompendo le scatole. Ecco, ecco, hai rovinato una scena epica, hai rovinato una scena bellissima. Vabbè, non importa. Il casino che fa quando riprende volo. Oh, tesoro, noi ci divertiremo tantissimo insieme, ci divertiremo tantissimo. Guarda come sei bella. Come sei bello. Ti adoro, guarda, è bellissimo. Guarda che occhi, guarda che denti. Ok, Ptero, Ptero, hai fracassato l'anima. Puoi startene. Guarda, stai qua, buono. Perfetto. Viverna,
No, Viverna, no, 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 Viverna. No, Viverna. Ok, perfetto. Viverna, Viverna, puoi tornare qua? Puoi tornare? Viverna? Mi atterri? Viverna, mi puoi atterrare? Cos'è che fa sto casino? No, 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 Spino, Spino, non volevo che mi seguissi tu. Stai buono tu. Viverna, scusa, come... ok. No, 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 state fermi tutti. Voglio che mi segua solo la Viverna, abbiate pazienza. Ok, fermi tutti. Ora, vediamo di riuscire a salire di nuovo sulla Viverna, che a quanto pare non atterra, non ho capito perché. Ok, vivi? No, Viverna, puoi venire qua, tipo da qua dovremmo riuscire a salire? Vieni, vieni, scendi, di più, di più, di più, Viverna. Viverna, potresti... Aspetta. Se ti dico tipo fermati, tu scendi? Non mi sembra. Oh sì, 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 a terra, a terra. A terra. Dove vai, dove vai? Woohoo, al volo. Perfetto. Che creatura bellissima. E adesso ci facciamo un bel giretto con la nostra meravigliosa Viverna. Ma si sente dalla voce quanto sono elettrizzata per questa Viverna, quanto sono fiera, quanto sono contenta. Ginetto, io sono tanto fiera di te per essere riuscito in questa impresa. Sei stato bravissimo, bravissimo. Guarda quanto è meravigliosa. Guarda quanto è bellissima questa creatura. Guarda l'occhio. Ma poi è fatta proprio bene. Mi piace da morire. Allora, siamo saliti a livello 161. Non male, non male. In più gli dobbiamo alzare un po' di livelli. Vediamo un po' cosa possiamo alzare. Allora, vita, vigore. Ma ti direi il vigore un pochino. Il peso, vabbè dai, il peso può andare bene. Vabbè, piano piano le alzeremo tutto. Per ora un po' la stamina. Per ora un po' la stamina, perché mi voglio fare dei grandi giri con te. Allora, direi di iniziare a testare un pochino le sue capacità. Non avendoci mai avuto a che fare, cioè nel senso non ci ha mai attaccato. Noi l'abbiamo sempre lasciata molto tranquilla, quindi non ho mai potuto sperimentare in prima persona quali sono i suoi attacchi. Abbiamo ucciso un ptero livello 16. Vabbè. Ah, si incastra un pochino tra i rami, ma non importa. È un po' un casino da maneggiare, sinceramente, cioè da manovrare. Non gira, ha un angolo di virata un pochino ampio, però non importa. E adesso ti alziamo un po' il danno da mischia, voglio che tu distrugga tutti. Ma anche con te funziona la questione acqua, cioè che se tocchiamo l'acqua mi disarcioni? No, sì, sì, stavo scherzando. Ah, dove siamo? No, 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 Viverna, Viverna. Ok, niente, mi disarciona. Speravo di no, sinceramente. Speravo che con la Viverna d'acqua potessimo toccare l'acqua senza... La Viverna di cristallo potessimo toccare l'acqua senza essere disarcionati, invece no. Molto bella la cosa che si cavalca a pelle. Cioè che non c'è bisogno della sella. L'apprezzo molto come cosa, mi piace. Mi piace perché non rovina neanche l'estetica della creatura, che comunque è molto bellina. Posso salire a bordo? Grazie. Cioè, vederla con una sella, non so, mi dispiacerebbe. La renderebbe un po' meno... selvaggia, diciamo così. C'è qualcuno a cui possiamo rompere le scatole senza rischiare di perderci la Viverna tipo subito? Non ci sono più Spino, non ci sono più... Ah, aspetta, aspetta. C'era il Bronto davanti casa che mi fracassava le scatole. Iniziamo a vedere come si comporta con il Bronto. Non speravo che sarebbe stato così semplice, non speravo. Guardalo, guardalo, eccolo qui. Vediamo se riusciamo... Sei arrabbiato? Sì, guarda com'è arrabbiato. Ah, gli attacchi d'acqua consumano un botto di stamina. Ah, guarda come corre, piccina. Cioè, ci prova a correre, ma ovviamente via terra è molto lenta. Ah, vigore insufficiente, ci dai un attimo, tizia. Allora, aspetta, fammi recuperare poca poca stamina. In aria la recuperiamo la stamina, amore? No, vero? Damnation. Vabbè, ci spostiamo un pochino. It's not a problem. Mi sembra che quando gli lanciamo l'attacco ad acqua gli rimanga tipo un alone intorno alla bestia che abbiamo attaccato. Guarda, guarda. Cioè, continua l'effetto, tipo. Ok, vediamo col morsi come ce la caviamo. Però ci mettiamo un po' a buttarlo giù, eh. Pensavo fosse un po' più potente, sinceramente. Ah, non mi piace come gioca sulla stamina. Se la gioca proprio male, cioè ne consuma veramente tanto con l'attacco ad acqua. E non fa l'effetto così dannoso che avrei sperato.
Ok, fatto fuori. Non ci abbiamo messo tantissimo, però col fatto che gira un po' male la bestia e che non è... pensavo fosse più potente l'attacco ad acqua. Va bene ragazzuoli, io direi che per questo episodio la finiamo qua. Ci riteniamo incredibilmente soddisfatti di questa nuova conquista. Probabilmente l'episodio sarà lunghissimo, mi rendo conto di aver registrato per l'eternità di sempre, quindi sarà lungo eterno come video. Mi raccomando, fatemi sapere anche se preferite dei video più brevi e non di 30 minuti, che eventualmente cerco di tagliare un po' di più o magari di dividere gli episodi in due. E comunque di notte questa viverna è ancora più figa, molto molto più figa. Cioè, guarda la bellezza di questa creatura nella notte, quanto è meravigliosa. Va bene, allora io continuo a testare un pochino la creaturina perché ho intenzione di livellarla ben bene. Voi mi raccomando, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video e condividete tutto in modo che possiamo crescere sempre di più. Baci e abbracci a tutti, ciao ciao!